Questi cani non hanno diritti nel loro paese. I levrieri spagnoli, galgos, sono sfruttati per la caccia e poi sono uccisi e abbandonati. Sono nate associazioni per salvarli, come Progetto Galgo, che conosciamo oggi con Green Generation. Abbiamo quindi le referenti di Progetto Galgo, ve le presento. Abbiamo Angelica De Vito, benvenuta. Grazie, ciao a tutti. Geneviève Jolet. Buongiorno, spero che ciao. La pronuncia sia corretta. Va benissimo. Ma abbiamo anche degli ospiti speciali. Kibo, che è il grandone qua, e Thea, la piccolina. Ma com'è possibile che in Spagna questi cani meravigliosi, che sono i levrieri spagnoli, non hanno la stessa considerazione degli altri cani? Sì, purtroppo in Spagna questi cani non vengono considerati come animali d'affezione, ma vengono considerati a tutti gli effetti animali da lavoro o comunque cani da caccia. E quindi non sono tutelati, non beneficiano del benessere, dei diritti che invece supportano o tutelano gli altri animali domestici. Quindi per cosa vengono utilizzati questi cani? Per la caccia alla lepre. È una tradizione che c'è diffusa in tutta Spagna e quindi a fine stagione sono semplicemente soppressi o abbandonati. E quindi la nostra associazione, insieme a quelle spagnole, cerca di recuperare i cani e trovare una vera famiglia per una vita migliore. Affinché capiate il fenomeno, di quanti galgos parliamo ogni anno in Spagna che vengono sfruttati, che vengono... Le stime dicono 50-60 mila, potrebbero essere anche 100 mila galgo abbattuti o comunque abbandonati. Progetto Galgo nasce 10 anni fa dall'idea del nostro presidente Massimo Rico, che a sua volta ha adottato uno di questi cani, ha speso il suo tempo per divulgare questa triste realtà in Spagna e far adottare quindi questi cani. Ad oggi siamo arrivati, dopo 10 anni dalla creazione di Progetto Galgo, a 411 cani adottati, con una grande soddisfazione. Wow, speriamo possano aumentare sempre di più. Voi trasformate in una festa l'incontro tra i galgos che arrivano dalla Spagna e le famiglie adottanti, ma non avete fisicamente quindi il rifugio con i cani. Come avviene l'adozione? No, noi non abbiamo rifugi in Italia, ma ci appoggiamo ad alcuni rifugi spagnoli, contattandoci tramite i nostri social o comunque il nostro sito internet. Organizziamo un colloquio per affido e dopodiché, se va a buon fine, noi proponiamo il cane più idoneo alla famiglia che l'ha richiesto. Cosa deve sapere chi decide di adottare un galgo, quindi? Non sottovalutare le paure, il passato che non conosciamo e l'istinto che hanno. È proprio questa la cosa, direi, più importante. Non bisogna avere neanche regge per poterli ospitare, anzi è sufficiente una cuccia o un divano. E tanto amore, ovviamente. Ed è vero che è un cane, quindi ha bisogno di correre, ogni tanto in area recintata una corsa, ci vuole le passeggiate, ma in casa il galgo è un po' paragonabile a un gatto. Ha proprio il carattere del gatto, quindi divano, poltrona, puff e tanta tranquillità. Non dà subito confidenza all'estraneo, ci vuole un attimo. Bisogna dargli del tempo, anche se effettivamente si adattano molto velocemente alla nuova vita in famiglia. E chi già ha degli animali, cosa deve sapere? Come si deve comportare? Deve avere un atteggiamento sempre di precauzione e sempre di preparare i cani, gli animali già viventi in casa all'arrivo di un nuovo amico. Noi scegliamo, aiutiamo a scegliere i cani che sono abituati o al contatto con i gatti, che hanno reazioni buone, però bisogna un attimino dare tempo anche all'adattamento. Allora, è arrivato il fratellone che ti protegge. Da quanto tempo stanno con voi? Dea è con me da 8 anni e Kibo 5 anni e mezzo già. Se vi abbiamo incuriosito o vi siete già innamorati di queste meraviglie, vi diamo i contatti social. Allora, il nostro sito www.progettogalgo.com. Su Instagram, Progetto Galgo ODV. Pagina Facebook, Progetto Galgo Adozione Levrieri dalla Spagna. C'è una bellezza che rinasce dalle ceneri e c'è una fiducia che può essere ritrovata sempre. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo appuntamento di Green Generation.